Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. In seguito alla conclusione del mandato di Ignazio Marino come sindaco di Roma, il prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca è stato nominato commissario della capitale in attesa delle elezioni di un nuovo sindaco. Contemporaneamente a Milano, in seguito alla chiusura dell'Expo, si è parlato molto del suo successo e di chi lo ha guidato, ossia il commissario Giuseppe Sala, che secondo alcuni potrebbe e dovrebbe diventare il prossimo sindaco del capoluogo lombardo. Ma in entrambi i casi si tratta di personalità di competenza tecnica più che politica. Tu pensi che, particolarmente per città grandi come Roma e Milano, sia consigliato che il primo cittadino sia un tecnico o un imprenditore ancora prima che un politico? Allora, sicuramente un tecnico o un imprenditore ha una visione più distaccata, secondo me, del mondo e anche delle problematiche delle grandi città. Alla luce dell'ultima visione politica che io ho personalmente, ritengo che un tecnico sia più adatto per gestire città particolarmente grandi. Purtroppo potrebbe anche valere anche per quelle piccole, quando non ci sono interessi diretti a livello politico forse si può fare un lavoro migliore. Parlava di, tra virgolette, governo tecnico, uno degli ultimi esempi è stato quello di Mario Monti, che è stato comunque ampiamente criticato su vari aspetti, uno tra tanti la legge Fornero sulle pensioni. È possibile quindi che i tecnici siano talvolta troppo rigorosi, magari meno vicino ai bisogni reali dei cittadini? No, bisogna fare un distinguo su Monti, è un tecnico che però ha degli interessi che vanno oltre, che ora qua non mi sembra neanche il momento di dettagliare. Bisognerebbe prendere un tecnico che però sia estraneo alla politica, ma se parliamo di Monti è un tecnico, però è sempre stato un politico in background, quindi io sceglierei un tecnico che faccia davvero il tecnico. Dunque, Milano e Roma sono due realtà estremamente diverse. Roma, da quello che so, ho sempre sentito, pare sia ingovernabile, a detta anche delle giunte che insomma si sono sempre alternate alla guida di Roma. Milano è già diversa, un po' perché la conosco meglio, un po' per proprio per una differenza di mentalità, eccetera, eccetera. Rispondendo alla tua domanda, se io dovessi scegliere, comunque metterei un tecnico, senza poi entrare troppo nello specifico, cosa di cui non ho neanche poi la competenza tanto, però è solo una mia sensazione. Un esempio recente di cosiddetto governo tecnico è stato quello di Mario Monti, che è stato ampiamente criticato su vari aspetti, uno tra tanti la legge Fornero sulle pensioni. È possibile quindi che i tecnici siano talvolta troppo rigorosi e magari meno vicini ai bisogni reali dei cittadini? Allora, da quello che so, legge Fornero è una cosa indecente. Va detto che nel momento in cui Monti è diventato presidente del Consiglio ci vogliono far credere, pare, che la situazione in Italia fosse vicina veramente alla Grecia. Quello che si dice è questo: pare che se non ci fosse stato Monti e non avesse preso le misure drastiche, legge Fornero esclusa, che è una porcata, probabilmente non saremmo qua, ma saremmo in una situazione ben peggiore. Sì, è vero, il tecnico può fare danni, ma anche, io ripeto, la situazione di Monti è stata abbastanza particolare. Pare che senza questi interventi drastici non saremmo qui, ecco, per cui ripeto, tecnico sì, è da vedere quanto Monti, che personalmente non ho molto amato, senza di lui non sapremmo dove saremmo, insomma sicuramente ci ha fatto sputare sangue, però adesso siamo qui e pare che la situazione economica sia leggermente migliore. Secondo me, come sono io 25 anni qua in Italia, come un politico no, perché sono troppi interessi per le altre componenti della politica. Perché come per esempio era quel sindaco di Roma che era prima Alimano, quello di Forza Italia. Però dopo quanto la caduta di Alimano è successo, quante cose che entrando nella politica della mafia. È quello che è capitato anche adesso nel merito di Ignazio Marino.
Però secondo me un giovane di adesso è meglio uno che un giovane di adesso non è di politica, non è imprenditore, secondo me. Meglio uno che fa l'interesse delle altre, diciamo, gli amici, come il privato, come l'interesse delle altre. E questo è secondo me, che io sono straniero, secondo me questo. Però quello che guardo io, la maggior parte tutti sono uguali. Lo stesso, quello che va e torna un altro, dopo fra un mese, due mesi si scoprono che è quello lì, ma l'indagine ha rubato questo. Quello lì secondo me uno fuori della politica, uno che è un tecnico, meglio uno che è di politica di imprenditore. Un esempio recente di governo tecnico è stato quello di Mario Monti, che è stato ampiamente criticato su vari aspetti, uno tra tanti la legge Fornero, ad esempio sulle pensioni. È possibile quindi che a volte i tecnici siano così rigorosi e magari meno vicini ai bisogni reali dei cittadini? Domanda è un po' imbarazzante, perché tecnico, come hai detto, sì, anche il governo che c'era prima, come si chiama il tecnico Monti, sì, mi ricordo, io ancora sto lavorando. E capita tanto lo stesso, la strada che mi ha pensato solo per il futuro di altre componenti, no? Per i cittadini.